Pace. Si sente ora? Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, per la vostra partecipazione a questa iniziativa. Stasera siamo qui per ricordare il poeta Mahmoud Darwish, poeta palestinese. Il giorno del suo anniversario, dell'anniversario della sua nascita, attraverso quello che amava fare, e cioè la poesia. Per tutti gli arabi, in particolare per noi palestinesi, Mahmoud Darwish non è un poeta, è il poeta. Tutti noi lo conosciamo, abbiamo imparato le sue poesie da piccoli attraverso le canzoni, come abbiamo sentito nel video. Mahmoud Darwish ha dedicato la maggior parte delle sue opere alla Palestina, canta la sua bellezza, il suo cielo, la sua terra, canta le sue colline, i suoi campi e i suoi olive, canta le tradizioni del suo popolo, la sua storia e la sua cultura. Il poeta nelle sue opere descrive in modo reale, profondo e inconfondibile la sofferenza di questo popolo, le sue tragedie e il suo esilio, ma anche la sua resistenza e la sua speranza e la sua voglia d'essere libero. Sognava la pace per tutta la sua terra, come amava dire lui, pace sospesa fra il cielo e la terra, ma che purtroppo, aggiungo io, non è riuscito a vederla nella sua vita. Ce ne parleranno stasera più ampiamente i nostri ospiti, che ringrazio: Vittorio Biagini, Susan Fadair e Hakam Malik. Vittorio è il presidente del laboratorio Nuova Buonarroti, che dal 1998 organizza diversi gruppi di lavoro in ambito filosofico e letterario, festival di poesie e mostre di fotografie. E ci parlerà di Mahmoud Darwish e la diffusione della poesia di Mahmoud Darwish in Italia. Susan è laureata in economia e commercio internazionale presso l'Università di Napoli, lavora come lettrice di lingua araba presso le università di Macerata e di Firenze e come mediatrice culturale di assistenza all'infanzia, e ci parlerà di come le poesie di Mahmoud Darwish narrano la vita del popolo palestinese. Hakam invece è membro della comunità palestinese in Toscana, ha tradotto dall'arabo all'italiano alcune opere di Mahmoud Darwish e ci parlerà dell'evoluzione della poesia del poeta. Durante la serata verranno lette alcune brane di Mahmoud Darwish in arabo da Nawras e Hakam e in italiano dall'attrice Cecilia Gaglia, ad accompagnare in musica le parole del poeta. Ci sarà il musicista Muawiya al-Oud. Ora, prima di passare la parola a Cecilia, che ci illustrerà brevemente la campagna promossa dell'Associazione Arabismo di Roma, di cui è nata l'idea di questa serata, voglio appunto ringraziare di nuovo i nostri relatori. Voglio ringraziare Cecilia per il lavoro che ha fatto, per l'organizzazione di questa serata, ma ringrazio anche il Comune di Firenze, in particolare la Biblioteca delle Oblate per l'ospitalità. Passo la parola a Cecilia, che ci illustra questa serata. Io dirò. Prima di tutto mi presento Mahmoud Said, che è il presidente dell'amicizia italo-palestinese di Firenze, che ha parlato ora. Allora, è bellissimo che questa sala sia piena. Io sono felice, felicissima, perché oggi in Italia, in 12 città, è successa la stessa cosa. Da oggi pomeriggio alle 5:30
nelle città di Bari, Cagliari, Macerata, Messina, Milano, Roma, Salerno, Torino, Venezia, Napoli e Genova e Firenze, le persone si sono riunite per celebrare il compleanno di Mahmoud Darwish. E non soltanto per questo, l'associazione Arabismo, che è un'associazione romana di giovani arabisti, studiosi di lingua araba, laureati in lingua araba, italiani e non, ha promosso questa giornata perché per sensibilizzare le persone sul fatto che da quando ha chiuso la casa editrice Epochè di Torino, che ha pubblicato la maggior parte delle opere poetiche di Darwish in lingua italiana, non è più possibile trovare in nessuna libreria le opere di Darwish. Le ultime copie sono andate al macero quando Epochè ha chiuso, infatti, ed è stato nel 2013, a metà dell'anno. Oggi non c'è più nessuno che pubblica Darwish, tranne piccole case editrici. Una è quella di Wassim Dahmash, che è un professore palestinese che insegna a Cagliari, che presto pubblicherà una nuova antologia, ma se no le opere di Darwish sono introvabili. E quindi questo è un po' un tentativo di sensibilizzare le persone che hanno amore per la Palestina, amore per la poesia, amore per la lingua araba, a cercare di sollecitare, sensibilizzare, andare nelle librerie e chiedere le opere di Darwish, perché questo è quello che fa sentire che mancano le edizioni, mancano i libri. Allora andiamo, chiediamo e ci diranno non esistono più, ok, però intanto facciamo sapere che qualcuno vorrebbe leggere. Oltre a questa cosa qui, volevo dirvi che le biblioteche Cabral di Bologna, Delfini di Modena, Ves di Mestre e Fondazione Querini Stampalia di Venezia oggi per tutto il giorno hanno mandato continuamente video in cui si vedeva Mahmoud Darwish che leggeva le sue opere. Quindi siamo con lui. Iniziamo la nostra serata con Muawiyah al-Ond, la lettura di Gerusalemme.
في القدس أعني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصورني فإن الأنبياء هناك يقتصمون تاريخ المقدس يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة A Gerusalemme, quella dentro le mura antiche. Cammino da un tempo a un altro senza memoria che mi guidi. I profeti là condividono la storia del sacro, salgono in cielo a diminuire sconforto e tristezza, che l'amore e la pace sono santi e stanno per arrivare in città. Quanto amci فوق منحدر وأهجس كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر؟ أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب؟ أسير في نومي أحملق في منامي لا أرى أحدا ورائي ولا أرى أحدا أمامي Cammino per un declivio e mi chiedo come fanno a divergere le narrazioni della luce sulla pietra? È da una pietra di poca luce che divampa la guerra. Cammino nel mio sonno, guardo il mio sonno. Non vedo nessuno dietro, non vedo nessuno davanti. Quello che ho dato lì, amci, achiffo, atiro come atiro, غيني في التجلي تنبت الكلمات كالأعشاب من فمي أشعيا النبوي إن لم تؤمنوا لن تأمنوا أمشي كأني واحد غيري وجرحي وردة بيضاء إنجيلية ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض Per me è tutta questa luce. Cammino, leggero, volo, e nella trasfigurazione sono un altro. Germogliano come erba le parole di Isaia nella bocca profetica. Senza fede non c'è salvezza. Cammino come in un altro. La ferita è una rosa bianca di Vangelo. Le mani colombe sulla croce volano e portano il mondo. La amci. أطيره أصير غيري في التجلي لا مكان ولا زمان فمن أنا لا أنا في حضرة المعراج لكني أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى وماذا بعد ماذا بعد صاحت فجأة جندية هو أنت ثانية ألم أقتل قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أموت. Io non cammino, volo in un altro nella trasfigurazione, né luogo né tempo. Ma chi sono? Io non sono io davanti all'ascesa. E penso, solo il profeta Muhammad parlava l'antica lingua. E poi? Una donna al soldato urlò all'improvviso. Ancora tu? Non ti avevo ucciso? Tu mi hai ucciso, ma io come te ho dimenticato di morire. Passo la parola a Hakam che ci parlerà appunto dell'evoluzione delle poesie del poeta Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish nasce nel 1941 in un paese, si chiama Al-Birwa, presso Acca, conosciuta in italiano nel nome San Giovanni d'Acri, in Galilea, in Palestina. Nel 1948 la famiglia di Darwish emigra in Libano, ma poco dopo
circa un anno dopo il padre di Darwish rifiutò di diventare profugo e preferì ritornare nella sua patria dove ha trovato il proprio villaggio completamente distrutto e dal suo posto in insediamento ebraico. Darwish scrive la sua prima poesia durante gli anni della scuola elementare nel villaggio vicino della scuola Deir al-Assad. È stato detenuto nelle carceri israeliane a causa dei suoi scritti e della sua attività patriottica. Dopo aver terminato la scuola superiore, si stabilì nella città di Haifa, dove fu redattore di un giornale Al-Ittihad, poi di una rivista e poi di diversi altri giornali e riviste sempre nella città di Haifa. Nel 71 si trasferì al Cairo e fu a capo del centro degli studi palestinesi, editore del giornale Palestinian Affairs Magazine, direttore dell'associazione degli scrittori e giornalisti palestinesi, fondatore del giornale dell'associazione Al-Carmel Magazine e più tardi membro anche del comitato esecutivo dell'OLP, da cui si dimise nel 1993. L'esperienza dell'esilio l'ha segnato fortemente nei suoi scritti, che è un tema molto ricorrente nelle sue poesie, ed è considerato il maggiore poeta palestinese del nostro tempo. La sua vasta opera, tradotta in numerose lingue straniere attraverso una varietà di generi, temi e stili, è stato un testimone della tragedia del popolo palestinese. Il poeta della resistenza palestinese, ermetico e simbolista della fase iniziale, amplia poi i suoi orizzonti lirici ed estetici per affermarsi come una delle voci più raffinate nel panorama della poesia mondiale. Noi siamo cresciuti, la nostra generazione anche è cresciuta con le poesie di Darwish, che sono diventati veri e propri slogan politici e tema dei manifesti politici di allora, ma anche dei canti rivoluzionari, diciamo, del palestinese. Quando dice una delle sue prime conosciute poesie, dice il senso appunto della sfida contro l'oppressione, contro l'occupazione, dice: sono tornato dalla morte per vivere e cantare, sono il rappresentante di una ferita non accomodante, il colpo dell'agozzino e il colpo dell'agozzino mi ha insegnato di camminare sulle mie ferite, camminare poi camminare e resistere. Questa è stata cantata anche da Marcel Khalifa, da altri cantanti, che un esempio del simbolismo un po' diretto, un po' chiaro nelle sue prime, diciamo, poesie. Un'altra che parla di un uomo, dice, a proposito di un uomo, il titolo della poesia dice: hanno incatenato la sua bocca e legato le sue mani alla pietra dei morti, hanno detto assassino, gli hanno tolto il cibo, le vesti, le bandiere e lo hanno gettato nella cella dei morti, e hanno detto ladro, lo hanno rifiutato in tutti i porti, hanno portato via il suo piccolo amore, poi hanno detto profugo, o tu che hai i piedi e mani insanguinati, la notte è effimera, né la cella della prigione è eterna, né gli anelli delle catene sono indistruttibili. I chicchi della spiga che va seccando riempiranno la valle di grano. Ho anche altre poesie che sono diventate appunto sulla bocca di tutti i palestinesi allora, come scrivi io sono arabo, questa credo la conoscono tutti quelli che hanno studiato, che comincia dicendo scrivi, in segno di sfida
all'ufficiale, diciamo, dell'anagrafe, che è israeliano, dice: scrivi, sono un arabo e la mia carta d'identità è la numero 50.000, ho 8 bambini e il nono arriverà dopo l'estate, ti arrabbi forse? E così continua con una poesia, diciamo, di sfida contro le condizioni di allora. Ma i simboli chiari e solidi di una lotta rivoluzionaria e il grido di dolore, ma soprattutto di sfida contro l'oppressione, contenute nelle sue poesie, hanno fatto di alcuni versi, appunto, del poeta dei veri e propri slogan popolari, argomenti centrali nei manifesti e nei canti rivoluzionari di un'epoca. Col passare degli anni, Darwish interroga la sua condizione di esule, il senso di perdita, il confine tra presenza e assenza, viaggia tra i luoghi e i non luoghi di un'esistenza segnata dall'incessante peregrinare, tra i ricordi dolenti o idilliaci della sua terra e della sua gente, di cui rivendica con forza l'identità, ma anche il diritto ad una vita normale. Noi la vita la amiamo domani. Quando il domani arriverà, noi la vita la ameremo. Così com'è, ordinaria, infida, grigia, forse colorata, senza risurrezioni e senza al di là. Il passato, il presente, la storia e la geografia si confrontano spesso apertamente nella sua poesia, che nell'ultimo periodo si caratterizza anche di visioni oniriche, di nature surrealistiche e quesiti esistenziali. La Palestina è viva metafora che induce a cercare senso oltre la realtà quotidiana dei soprusi e del conflitto. La sua parola poetica è grido di giustizia universale, ma non cessa di rivolgersi al cuore di tutti gli uomini. Insieme alle forti temi di lotta nazionale del suo popolo, non cessa di marcare gli aspetti umani coinvolti nel conflitto. Nella sua famosa poesia Stato d'assedio si rivolge così ai soldati: voi che sono state sulle soglie, entrate, bevete il caffè arabo con noi, potreste sentirvi uomini come noi. Voi che sono state sulle soglie delle nostre case, uscite dal nostro mattino, ci sentiremo sicuri di essere uomini come voi. Ma le sue parole hanno anche la capacità di trasmettere vibrante il grido di ribellione contro la sopraffazione e la prepotenza dell'occupazione militare. Durante l'intifada dei sassi, in passante tra le parole fugaci, scrive rivolto agli occupanti: o voi passanti tra parole fugaci, da voi la spada e da noi il sangue, da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne, da voi un altro carro armato e da noi un sasso, da voi una bomba lacrimogena e da noi la pioggia. Fuori dalla nostra patria, dalla nostra terra, dal nostro mare, dal nostro grano, dal nostro sale, dalla nostra ferita, da ogni cosa, uscite dai ricordi della memoria, o voi passanti tra parole fugaci. Un altro tema frequente che troviamo spesso nei suoi scritti, nelle sue poesie, già nelle prime raccolte, è l'amore. La celebre poesia Rita e il fucile del giovane Darwish suscitò scalpore ma anche indignazione in certi ambienti culturali palestinesi, perché era dedicata ad una amata ragazza ebrea. A proposito dell'amore, disse in un'intervista anni dopo: essere capaci di amare è una forma di resistenza. Si suppone che noi palestinesi ci dedichiamo ad un solo argomento, la liberazione della Palestina. Ma questa è una prigionia. Siamo umani, amiamo, temiamo la morte, gioiamo per i primi fiori di primavera,
Parlare di queste cose è una resistenza contro la noiosità dei nostri argomenti. Scrivere poesie d'amore è una resistenza contro le condizioni che non mi permettono di scrivere poesie d'amore. I temi che riecheggiano i versi delle sue ultime raccolte esprimono una forma alternativa dell'esistenza al dolore e al buio delle domande irrisolte della storia. Nella gidaria, cioè murale, che il poeta affronta il rapporto con la donna, con il linguaggio, la storia e la morte. E stasera più tardi le leggeremo alcuni i versi iniziali e finali, diciamo, di questo importante lavoro. C'è da dire che purtroppo dopo tutti questi anni di tragedia palestinese, di cui Mahmoud Darwish fu testimone e anche in un certo senso un portavoce, la soluzione del conflitto ancora oggi sembra un miraggio. E a proposito di miraggio, concludo con le parole del poeta tratti da Il lanciatore di Davide. Il miraggio è il libro del viaggiatore nel deserto. Senza il miraggio non avrebbe continuato il cammino alla ricerca dell'acqua. Il miraggio lo chiama, lo seduce, lo inganna e poi lo innalza su. Leggi se sei capace e scrivi se sei capace. E legge acqua, acqua e acqua. E scrive su una riga sulla sabbia: senza il miraggio non sarei vivo ancora. Grazie. Grazie a Hakam. E ora un altro momento di musica con Muawiya e di lettura con Nauras e Cecilia, che recita la morale 1. Ah, le belle, mi stanno dicendo, hanno cambiato, io c'avevo... Ah, sì, le belle. Prego. Thank you.
Al-Jamilatu con Al-Jamilatu. Nocciol Kamangiati fil Khasira. Le belle sono le belle. L'impronta dei violini sul fianco. Al-Jamilatu con Al-Daifatu. Arshon Tafifon Bilal-Zakia. Le belle sono le deboli. Un trono leggero senza memoria. Al-Jamilatu con Al-Kawiyatu. Yasun yudi'u wa la yahtariqu. Le belle sono le forti, una disperazione che illumina e non si brucia. Al-Jamilatu hunna al-amiratu rabbatu wahya al-qalb. Le belle sono le principesse, muse di un'ispirazione inquieta. Al-Jamilatu hunna al-qaribatu jaratu qaws al-quzah. Le belle sono le vicine, vicine all'arcobaleno. Al-Jamilatu hunna al-ba'idatu mithla aghani al-farah. Le belle sono le lontane, come i canti di gioia. Al-Jamilatu hunna al-faqiratu kal-wardi fi sahat al-ma'raka. Le belle sono le povere, come rose sui campi di battaglia. Al-Jamilatu hunna al-wahidatu mithla al-wasifati fi hadrat al-malika. Le belle sono le solitarie, come damigelle in presenza della regina. Al-Jamilatu hunna al-tawilatu khalatu nakhl as-sama'i. Le belle sono le alte, zie delle palme celesti. Al-Jamilatu hunna al-qasiratu yushrabna fi ka'si ma'in. Le belle sono le basse, si bevono in un bicchier d'acqua. Al-Jamilatu hunna al-kabiratu manga muqashshara wa nabidun mu'attaq. Le belle sono le mature, manghi sbucciati e vino stagionato. Al-Jamilatu hunna al-saghiratu wa'du ghadin wa bara'in zanbah. Le belle sono le giovani, promessa di un domani e buccioli di giglio. Al-Jamilatu kull al-jamilati anti idha mashtamana li akhtarna li anbal al-qatilati. Le belle, tutte le belle, sono te, riunite per scegliermi l'assassina più nobile. Al-Jamila, le belle, tutte le belle, sono te, riunite per scegliermi l'assassina più nobile. Sicuramente Mahmoud Darwish ha cantato sì la Palestina, come ha parlato tanto della resistenza, ma ha parlato anche d'amore. A un certo punto, 1996 forse, è stato accusato appunto dalla resistenza di averla tradita, perché ha cominciato a parlare, a cantare l'amore, a cantare la bellezza appunto. A questo punto passo la parola a Vittorio Biagini, che ci parlerà della diffusione della poesia di Mahmoud Darwish in Italia, e penso ci parlerà anche dei problemi di cui ha accennato anche la Sicilia riguardo la pubblicazione delle opere di Mahmoud Darwish in Italia. Prego. Io volevo parlare un pochino in generale della... mettere nella prospettiva del lettore italiano, no? Scusate, eh? Allora, la poesia, intanto considero Darwish un classico del Novecento, insomma, no? È ormai un poeta che ha una statura riconosciuta a livello internazionale. Basta pensare alla Francia, è uscita nelle edizioni Gallimard da ormai credo da 20 anni, una come negli Oscar, come fosse negli Oscar Mondadori, una ricca antologia delle sue opere, e gran parte, direi quasi la produzione completa, è regolarmente pubblicata in edizioni. Quindi diciamo è uno degli autori fondamentali del secondo Novecento, insomma, al di là delle caratterizzazioni
particolare, ha una valenza universale, è un classico, punto. Il problema che si pone per noi di fronte a Darwish è quello di una certa difficoltà di lettura. Io mi pongo nella prospettiva appunto di un lettore italiano, non solo perché non si trova, ma perché è difficile, perché essendo un poeta vero è un poeta difficile. Allora mi aiuterò un pochino con semplici frasi anche un po' provocatorie. La poesia è una poesia difficile, quella di Darwish, ma tutta la poesia in generale è difficile, ma nello stesso tempo è facile. E allora chiaramente voi direte: questa è una contraddizione. Certo, perché nella poesia vale il principio di contraddizione, se no non sarebbe poesia ma sarebbe geometria. La vita in generale, e dunque la poesia, l'arte che rappresenta la vita, no? Ne costruisce, insomma, le dà una figura di senso, no? È contraddizione, la vita è contraddizione, è differenza, tensione fra opposti, conflitto, in vari modi, su vari piani, conflitto che può risolversi, può avere un esito distruttivo, può avere un esito di compromesso, di accordo, però sempre conflitto. È conflitto anzitutto tra il soggetto e la realtà storica che lo circonda. È il caso dei poeti palestinesi, di Darwish in particolare, è un esemplare in questo senso, no? La realtà storica terribile con la quale ci si deve confrontare. Ma lo dice Darwish, ora leggerò un passo. Il conflitto è connaturato alla natura umana, la differenza, il conflitto, l'essere straniero. C'è un conflitto generale, cioè un'estraneità connaturata fra il soggetto e il mondo. Lo dice lui, sono parole mie. E per altro verso c'è una differenza, un conflitto dentro il soggetto. E questo è uno dei grandi temi di Darwish. Mi riferisco a un passo, che si trova in questo libro che appunto non è più in commercio, ma si trova, se non ancora, in biblioteca. È un libro prezioso perché Darwish non ha scritto saggi critici o riflessioni sulla propria poesia, però in queste è una raccolta di interviste con poeti o critici, ed è prezioso perché veramente Darwish esprime in maniera molto efficace la sua poetica, è davvero efficace. Per esempio, riguardo a questo concetto fondamentale, concetto di straniero, quindi poi il concetto di differenza, di conflitto, la nozione di straniero può essere colta a vari livelli. Il primo, semplicissimo, è che noi, palestinesi ovviamente, siamo trattati da stranieri nella nostra patria. E questa è la cosa più ovvia, no? Più presente. Vi è poi un concetto più complesso di straniero, inerente alla condizione umana. Su questa terra siamo tutti stranieri. Dal momento della sua cacciata, Adamo è straniero su questa terra. La pace stessa, in certi momenti della storia, si realizza solo nella misura in cui degli stranieri riconoscono altri stranieri. E lo straniero non è soltanto l'altro, è anche dentro di me. Più chiaro di così. Perché la poesia, e ho detto all'inizio, la poesia è facile ed è difficile. Perché la poesia è facile? E questo bisogna capirlo, perché poi andremo a un passo di Darwish che ci servirà a capire meglio questa cosa. Perché comunque la poesia, se è poesia, se è vera, se funziona, riattiva una condizione primaria e dunque vicina a tutti dell'esperienza e della lingua. La riattiva, è atrofizzata, è morta, è passivizzata. La poesia è la riattiva. Dice la nostra vita nel suo contesto concreto e con le modalità più attive, più potenti delle nostre facoltà soggettive, il nostro
percepire, il nostro avere emozioni, il nostro pensare e dei nostri mezzi espressivi, la nostra lingua, potenzia il nostro essere, la nostra esperienza, la nostra capacità di esperienza, la poesia. Una condizione quindi di coinvolgimento di tutte le facoltà che mobilita con l'intelletto, le percezioni e le emozioni, che tocca il conscio e l'inconscio. L'arte è un pensare, un produrre senso, ma un pensare con tutto il corpo, per tutto il corpo. Ma queste vediamo dove accade, dov'è che noi facciamo esperienza di questa cosa? Non comunemente, perché siamo appunto un po' passivizzati, un po' atrofizzati, però ecco, questo accade in qualche modo nell'esperienza infantile, o accade tutte le volte che abbiamo esperienza di un forte coinvolgimento emotivo, un amore, lo stupore di una scoperta, una grande esperienza collettiva, un coinvolgimento. Però c'è questo grosso problema, che l'uomo, soprattutto l'uomo civilizzato occidentale, e in particolare quello moderno, soffre, come ampiamente denunciato da tutta la poesia, dal romanticismo in poi, non solo dalla poesia, di una dissociazione delle facoltà. Cioè questa unità tra il sentire, il percepire, i dati concreti del mondo, da un lato, l'avere emozioni, conscio e inconscio, e l'intelletto sono separati, la dissociazione delle facoltà. Ecco, la poesia opera contro la dissociazione delle facoltà. La poesia anticipa il superamento di tale dissociazione, lo rappresenta e ne anticipa il superamento, e per questo fatto serva comunque, anche quando dice una perdita, quando dice una sconfitta, quando dice il dolore, serva una cifra di felicità. Questo ci serve per capire Darwish. Nel suo proprio, per come è fatta la poesia, con la sua musica, il suo ritmo, con la sua forma, si fa memoria e promessa di compimento. Nello stesso tempo, che dice il dolore? Che è inevitabile. La poesia vera deve dire il dolore, perché il dolore c'è nella storia, è la storia purtroppo. E così come la conosciamo, la storia sempre ci tocca con dolore. È perdita, è conflitto, è sconfitta, è mancanza. Ma il dolore insieme alla fedeltà, alla felicità. Questo dice la poesia e questo ci dice la poesia di Darwish. Consapevolezza della ferita e memoria di futuro, di redenzione, sempre. E quindi è quanto è più nostro. Per questo la grande poesia è facile, perché ci appartiene, perché ci è vicina. Ma questi aspetti sono vivissimi nella poesia di Darwish, ma in particolarmente evidenti sono e tematizzati nella sua produzione più recente. Prendiamo per esempio un passo di questa intervista bellissimo, una delle pagine fondamentali di poetica, una delle pagine che ci dicono cos'è la poesia, da mettere accanto alla riflessione di Paul Celan nel discorso del Meridiano per il premio Buchner, o a certe riflessioni di Ossip Mandelstam, alcune vette del Novecento. La forza della disperazione, queste sono le parole di Darwish, la forza della disperazione nella poesia risiede nel fatto che essa ci dà il senso della nostra capacità di comporre una presenza umana nuova. La nostra capacità di comporre una presenza umana nuova. Attraverso la forza creatrice, quindi la poesia è potenza, attraverso la forza creatrice essa si oppone alla capacità distruttrice del vincitore. Quindi la disperazione, forse la traduzione non è felice, la parola non è disperazione, sarà il dolore. Qui non c'è disperazione,
Il dolore, io mi permetto di sostituire questa parola della traduzione, può riavviare il dolore che la poesia ci dice, la perdita, la mancanza che la poesia ci dice, può riavviare la creazione, poiché è capace di trovare i resti necessari, quelli delle cose primarie. Gli elementi originari della creazione, i resti degli elementi originari della creazione. Tale forza e tale impetuosità invertono i ruoli e il disperato si ritrova in posizione di forza. Amo la poesia perché ci fa dono di una forza, pur se immaginaria. E immaginare non è un diminutivo, pensate alla potenza dell'immaginazione come sottolineata nella poesia di Leopardi, ad esempio. L'immaginazione è costitutiva dell'essere umano, non è la fantasia vaga, è il progetto di futuro. Perché il carceriere non canta? Qui c'è un passo bellissimo. Perché il carceriere non canta? Il prigioniero canta, e anche qui credo ci sia un problema di traduzione, perché è mentre è solo, con se stesso, mentre il carceriere non esiste di per sé, se non insieme all'altro che sorveglia. È talmente occupato a tenere in isolamento il prigioniero che si dimentica della propria solitudine. Voi capite l'importanza di, la portata di questo testo. Ma c'è un altro testo bellissimo. Scusate, datemi tempi. No. Ecco, c'è una poesia bellissima che non è molto, molto conosciuta, mi permettete di leggere, io leggo male, sono la Cecilia, però penso di piacere anche alla Cecilia, perché è una poesia stupenda. Un altro giorno verrà, un giorno al femminile, di chiare metafore, un giorno completo, adamantino, solare, di festa nuziale, affabile, d'ombra leggera. Nessuno avrà desiderio di suicidarsi o morire. E tutto fuori del passato, sarà vero, naturale, il seguito dei suoi attributi primi. Come se il tempo riposasse in vacanza. E qui c'è un'invocazione. Prolungami il tempo della tua splendida grazia. Esponiti al sole dei tuoi semi di seta e attendi l'arrivo della lieta novella. Dopo cresceremo. Abbiamo un tempo ulteriore per crescere dopo questo giorno. Ripresa, un altro giorno verrà, un giorno al femminile, di lirici segni e frasi d'augurio del colore della lapislazzuli. Tutto sarà femminile, fuori del passato. L'acqua scorrerà dalle mammelle delle pietre. Non vi sarà polvere, né aridità, né perdita. La colomba al pomeriggio dormirà in un carro armato, abbandonato, se non avrà trovato un piccolo nido nel letto degli amanti. Avrete notato che questo riferimento agli attributi primi fuori del passato, il passato è la storia, il luogo della perdita, si lega al passo precedente, ritrovare quei resti degli elementi della creazione. C'è una prospettiva di reintegrazione, no? E la poesia cosa fa? La poesia testimonia di questo. Veniamo al punto delle difficoltà. Perché la poesia è difficile? La poesia è difficile perché è un prodotto estremamente complesso.
anche se la poesia parla da sé, tutti, c'è questa retorica della poesia che deve parlare al cuore, non è affatto vero, la poesia è un fatto complesso, un fatto di grande sapienza produttiva, e quindi è un prodotto che, diciamo, tanto difficile da farsi quanto difficile poi da decifrarsi. È complesso anzitutto per il coinvolgimento di quei diversi piani di esperienza, no? Il sentire, il ragionare, l'avere emozioni, che diciamo, abbiamo visto, sono atrofizzati, sono passivizzati, e quindi richiede al lettore la ricezione della poesia, la riattivazione di tutti questi aspetti fermi, morti. Poi è difficile perché si tratta di un qualcosa che è complesso proprio per la sua peculiare contestualità, perché il testo poetico nasce in una specifica situazione, in uno specifico ambito di realtà, quel luogo, quel tempo, quelle presenze lì, che sono elementi fondamentali, chiaramente vengono tradotti nella poesia, ma non vengono esplicitati, tantomeno nella poesia moderna, che è molto ellittica, e anche in Darwin ce lo è. E quindi però sono variamente presenti al lettore a seconda che lui sia vicino più o meno a quel contesto. E chiaramente il lettore italiano è molto lontano da quel contesto. E per cui è difficile per lui. Tutto questo per arrivare a cosa? Ecco, un altro elemento di difficoltà è quello della competenza linguistica, no? Chiaramente è chiaro che apprezzare, diciamo, una poesia richiede una competenza linguistica generale e specifica in termini di linguaggio poetico enorme, e richiede anche in chi legge una adeguata competenza linguistica, a cominciare dal possesso della lingua madre. È chiaro quindi che un lettore straniero come un lettore italiano che legge in traduzione si trova in una situazione di difficoltà, di grande difficoltà. Poi c'è un altro elemento interessante, importante, l'intertestualità fortissima nelle poesie di Darwin, ma fortissima nelle poesie sempre dei grandi poeti. Cos'è l'intertestualità? Il fatto che una poesia si riferisce sempre a una tradizione letteraria, quindi c'è una intertestualità esterna, e poi c'è un riferirsi fra i testi, una intertestualità interna, un riferirsi di una poesia di Darwish a tutte le altre poesie di Darwish, tutte le altre di quella raccolta e tutte le altre di quelle altre sue raccolte. E se tutto questo, diciamo, territorio, che è un territorio sterminato per quanto riguarda la tradizione, perché se noi andiamo al caso di Darwish, è importante, bisogna tenere presente che lui ha dietro una tradizione ricchissima che a noi del tutto ignota, in gran parte, diciamo perlomeno, che riguarda la poesia araba, tutta la tradizione della poesia araba, dalla poesia preislamica, no? Del VI-VII secolo d.C., dal grandissimo Al-Qais, fino a quella modernista dei poeti iracheni degli anni 50, no? E poi c'è tutta la tradizione biblica, ad esempio, che è presentissima a Darwish, non dimentichiamo la sua formazione scolastica ebraica. E poi c'è tutta la tradizione, a cominciare dal Cantico dei Canti, c'è quella poesia che abbiamo letto, ovviamente, e che c'è un'eco del Cantico dei Canti. E poi c'è tutta la tradizione occidentale, dall'antichità, Omero, Sofocle, fino ai poeti moderni. Da prima Lorca, che è importantissimo per Darwish, lo legge da prima in traduzione della lettura ebraica, no? E poi tutta la poesia di impegno, no? All'inizio Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Luis Aragon, Eluard, eccetera, e poi c'è un progressivo ampliamento, no? Tutta la tradizione francese, da Baudelaire, Rimbaud a Char, Alexander Bloch, Eliot, Rilke, diventano tutti elementi importantissimi per la, diciamo, riferimenti poetici di Darwish, fino a Derek Walcott, che lui stimava moltissimo, e a Shimon Simi. Ecco, Darwish così si esprime a proposito della tradizione. Questa terra, stabilendo un legame fondamentale tra la terra, la geografia e la sua storia.
Questa terra è mia con tutte le sue molteplici culture, cananea, ebraica, greca, romana, persiana, egiziana, araba, ottomana, inglese e francese. Voglio viverle tutte. È mio diritto identificarmi con tutte le voci che sono risuonate in questa terra. Ecco, e poi naturalmente c'è il discorso di riferimento agli altri testi. Allora, noi abbiamo il problema della lingua, scarsissima conoscenza italiana dell'arabo, anche di quel minimo. Gli italiani hanno proprio una grande resistenza a imparare le lingue, questo è un dato di fatto. Anche quel minimo che è necessario per seguire proprio un testo a fronte, no? Non dico di parlare attivamente, io ho provato a studiare un po' di arabo, dico, per carità, però dico, limitarsi un pochino a... insomma, niente. Le traduzioni poetiche, la frequente inadeguatezza delle traduzioni. Le traduzioni dalle lingue che non siano l'inglese o il francese, se va bene, sono in italiano una tragedia. Io mi stavo occupando di Mandelstam, le traduzioni italiane di Mandelstam, specialmente quelle si trovano, poche, pochissime, sono disperanti. Lo stesso accade in genere per le traduzioni arabe. Lo so per esperienza diretta, perché ho provato a produrre questa antologia e a trovarmi, a confrontarmi con i traduttori. Acam ne sa qualcosa, no? Le nostre sofferenze furono indicibili. E quindi il problema è un problema grosso. Speriamo che questi giovani di arabismo, conosco Sibilio o altri, poi c'è il problema della nostra scarsissima, appunto, conoscenza della situazione araba, perché con tutto quello che possiamo sapere siamo tuttavia pochissimo informati, pochissimo. E della cultura, soprattutto della tradizione letteraria araba, non ne sappiamo niente. E poi c'è il problema della inadeguata disponibilità in italiano ai testi di Darwish. Pochi sono tradotti in maniera sparsa. La prima cosa da sapere di un poeta che ha lavorato dall'inizio degli anni 60 a metà degli anni del primo decennio, cioè, è perlomeno periodizzare, no? Sapere quando i testi sono stati prodotti, in che fase, niente. Noi troviamo in giro testi senza data, paf, così, e testi sciolti. Sono state pubblicate delle raccolte, un po' casualmente, le ultime, alcune delle ultime, ma manca però completamente un panorama e mancano strumenti critici. Allora, cosa si chiede? La cosa minima. Un'opera introduttiva che dovrebbe consistere in una vasta scelta antologica in buona traduzione, chiaramente con questo a fronte, con un adeguato, con un'esauriente presentazione complessiva che tenga conto di tutti quegli elementi a cui rapidamente ho cercato di accennare, e un adeguato apparato di note che espliciti la collocazione temporale dei testi, i loro rimandi appunto contestuali e intertestuali, e si avventuri anche dell'interpretazione, perché c'è questa palla che la poesia parla da sé, se colpite, no, non parla da sé per niente, cioè parla da sé, perché la sa ascoltare. Il problema non è far parlare la poesia, è abituare l'orecchio, educare l'orecchio dell'ascoltatore. Quindi le interpretazioni ci vogliono, come ci vogliono per i testi sacri, che richiedono un commento, che non è una traduzione. Non vengono esauriti in una... non si possono parafrasare e pretendere di esaurirli in questa parola, però deve esserci un commento ripetuto senza fine, e questo è necessario farlo per i poeti classici, e Darwish è un poeta classico. Quindi questo chiediamo, a chi lo chiediamo? Lo dobbiamo chiedere, dobbiamo servirci forse anche di strumenti nuovi, quale la rete. Ma dobbiamo chiederlo anche all'editoria italiana, che è vergognosa. Certo, se ci rendiamo conto che le due principali collane di poesia italiana sono in mano a Berlusconi, certo, si capisce che certo le speranze sono quelle che sono, no? E pubblicano le schifezze, fanno i meridiani di certa roba impresentabile, di bevi l'acqua, di queste cose qui. Ci vorrebbe un meridiano, o ci vorrebbe un meridiano, poi ci vorrebbe un grosso Oscar Mondadori. Questo dobbiamo chiedere. E intanto fare anche piratage sulla rete, mettere sulla rete più testi possibili,
cercare di lavorare su questo, questo bisognerebbe fare. Grazie dottore. Effettivamente le difficoltà sono enormi, speriamo che prima o poi si riesca. Qualcuno di noi qui si impegna, non so se conoscevo Asim Dahmas, che stava appunto traducendo diverse opere di Danuisci, speriamo che qualcuno le pubblica, ma le pubblica nel modo in cui lei ha espresso, insomma, modo. A questo punto torniamo alla musica, alla lettura con Muawia. Thank you.
lasciatemi dire, ma è stupendo. Cecilia e Maura Scomorale. هذا هو اسمك قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي أرى السماء هناك في متناول الأيدي ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب طفولة أخرى ولم أحلم بأني كنت أحلم كل شيء واقعي كنت أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا وأطير سوف أكون ما سأصير في الفلك الأخير. Ecco il tuo nome, disse una donna, e scomparve nel cunicolo sinuoso. Vedo il cielo laggiù a portata di mano e l'ala di una colomba bianca mi porta a un'altra infanzia. Non sogno di sognare. Ogni cosa è reale. So che abbandono me stesso e mi involo. Sarò ciò che diventerò nell'ultimo firmamento. وكل شيء أبيض. البحر المعلق فوق سقف غمامة بيضاء. ولا شيء أبيض في سماء المطلق البيضاء. كنت ولم أكن. فأنا وحيد في نواحي هذه الأبدية البيضاء. جئت قبيل ميعادي. فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي ماذا فعلت هناك في الدنيا ولم أسمع هتاف الطيبين ولا أنين الخاطئين أنا وحيد في البياض أنا وحيد E ogni cosa è bianca. Il mare è sospeso sul tetto di una bianca nube e bianco il nulla nel cielo bianco dell'assoluto. Sono e non sono stato, e sono solo sul limitare di questa bianca eternità. Giunto prima della mia ora, non un angelo è apparso per dirmi che cosa hai fatto laggiù sulla terra, e non ho udito l'esultanza dei giusti né il lamento dei peccatori. Sono solo nel biancore, solo. لا شيء يرجعني على باب القيامة لا الزمان ولا العواطف لا أحس بخفة الأشياء أو ثقل الهواجس لم أجد أحدا لأسأل أين أين الآن أين مدينة الموتى وأين أنا فلا عدم هنا في اللا هنا في اللا زمان ولا وجود Nulla mi addolora sulla soglia della resurrezione, non il tempo né i sentimenti. Non sento la leggerezza delle cose né il peso dei tormenti. Non trovo a chi domandare dov'è ora il mio dove? Dov'è la città dei morti e io dove sono? Non c'è il nulla qui nel non qui. Nel non tempo e non c'è esistenza. وكأنني قد مت قبل الآن. أعرف هذه الرؤيا وأعرف أنني أمضي إلى ما لست أعرفه. ربما ما زلت حيا في مكان ما وأعرف ما أريد. سأصير يوما ما أريد. سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب. كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة لا القوة انتصرت ولا العدل الشريد سأصير يوما ما أريد come se fossi già morto prima d'ora so cos'è questa visione so che sto andando verso l'ignoto forse in qualche luogo continuo a essere vivo e so ciò che voglio Un giorno sarò ciò che voglio, un giorno sarò un'idea, nessuna spada la porterà alla terra desolata, nessun libro. Come pioggia su una montagna spaccata, lo spuntare di un filo d'erba non vincerà la forza né la giustizia smarrita. Un giorno sarò ciò che voglio. Sassiro yaman ta'iran.
وأصلوا من عدم وجودي كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد أنا حوار الحالمين عزفت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى فأحرقني وغاب أنا الغياب أنا السماوي الطريد سأصير يوما ما أريد Un giorno sarò uccello, dal nulla trarrò la mia esistenza. Ogni volta che le ali bruciano avvicino la verità, rinasco dalla cenere. Sono il dialogo dei sognatori, ho rinunciato al corpo e a me stesso per completare il primo viaggio verso il significato che mi ha bruciato dileguandosi. Sono l'assenza, sono il celeste fuggiasco. Un giorno sarò ciò che voglio. Grazie Maurizio, grazie, grazie Cecilia. Passo. Passo la parola a Susan che ci parlerà di come la poesia di Mahmoud Darwish narra la vita dei palestinesi. Buonasera a tutti. Allora, vicino a Vittorio, quello che ha detto Vittorio, non ci sono altre parole. In effetti la poesia di Mahmoud Darwish entra proprio nella vita di ognuno di noi palestinesi. Negli anni... Nella sede di Ramallah, non so se vi ricordate, all'inizio del 2000, Mahmoud Darwish aveva sentito che ci sarà qualcosa, ma prima di questo, dell'arrivo dei soldati israeliani, ha chiamato tutti i suoi amici, tutti quei poeti internazionali che anche hanno avuto anche i premi Nobel, per poter vivere la Palestina, perché secondo lui la Palestina, la tragedia del popolo palestinese, non la sente nessuno se non la vede nella realtà dei fatti, perché tutte le sue poesie che ha parlato, soprattutto della diaspora, della tragedia del suo padre, di suo nonno, di tutta la Palestina, perché entra proprio nel sociale, bisogna viverla. Allora molti poeti hanno risposto a lui e sono venuti in Palestina. Hanno vissuto con lui i primi giorni dell'assedio. Sono entrati insieme a Gerusalemme o vicino a Gerusalemme, sono entrati a Ramallah in una collina, lui li ha fatti affacciare, che cosa hanno visto? Hanno visto Ramallah circondata dagli insediamenti, loro non ci credevano nei loro occhi, dicono non è possibile, loro hanno visto con i loro occhi come le città palestinesi sono diventate nulla nei confronti, e il fulcro della Palestina è diventato l'insediamento, e la città palestinese è nulla. Ha lasciato la Palestina e è andato in Libano per poter parlare e recitare le sue poesie. Quando va in uno stadio, quando andava in uno stadio, lo stadio era in viva. In Libano 25.000 persone lo aspettavano. Tra libanesi, palestinesi e anche degli altri paesi del Golfo sono venuti anche a sentire le sue poesie. Eccezionale Mahmoud Darwish. Non c'è paragone. Tornando di nuovo in Palestina, che cosa ha visto? Il suo centro culturale a Sakakini, perché lui è direttore di un centro culturale, l'ha visto distrutto. I soldati israeliani, quando sono entrati a Ramallah, sono entrati espressamente. Era una minaccia alla persona di Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish hanno detto: voi avete la forza, voi avete le armi, potete distruggermi. Però io vi avviso che le mie parole non lo potete distruggere, i miei sogni non la potete distruggere l'occupazione. Questa era la sua forza, ma la sua forza è nata anche quando aveva 20 anni, quando hanno detto prima che mi ha preceduto per quanto riguarda la poesia Sajjel, scrivi, io sono arabo, è stato condannato, è stato anche messo in prigione. Perché? Perché aveva una forza dentro di questa poesia che gli israeliani stessi, i soldati stessi, non ci credevano. Quando ha scritto in quella poesia Sajjel ana arabi, salat takurum ajdadi wa ardan kunt aflahaha ana wa jami'a auladi wa lam tatruk lana wa li kulli ahfadi
سواب السحور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم واغتصبي حذار حذار من جوعي ومن غضبي che cosa vuoi detto qui? Sono parole eccezionali, parole eccezionali perché lui è un figlio di un contadino. Il padre e il nonno avevano un pezzo di terra. Quando sono venuti i soldati israeliani, quando fu poi presa la Palestina, fu presa anche il suo pezzo di terra. Andato, lui racconta la storia attraverso queste parole. Andato in Libano, è stato un anno, hanno vissuto la fame, la miseria, come tutti i palestinesi profughi che vivono con un libretto dell'ORWA, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, che ti dà l'olio, la farina, ciò che hai bisogno di prima necessità. Il padre non ha potuto resistere a questa tragedia, è tornato in Palestina dopo un anno. Ma che cosa è successo? Il villaggio è distrutto. Non c'è più traccia. Al posto del villaggio, che cosa c'è? C'è un insediamento israeliano. Gli israeliani nel frattempo in questo anno hanno fatto il censimento. Lui non poteva entrare nel censimento perché quando l'hanno fatto lui non c'è più. Stava in Libano, è entrato clandestinamente nella sua propria terra. È diventato non soltanto profugo in Libano, ma è diventato anche un profugo palestinese all'interno della Palestina. Si sentivano molto mortificati lui e la sua gente. Quando lui ha detto: avete rubato le vite dei miei nonni, è un terreno che noi eravamo, io e tutti i miei figli e anche i miei nipoti, avete lasciato soltanto le rocce, ma il vostro governo prenderà anche le rocce? Scrivi: io sono arabo, io non odio la gente. E veramente lui non odia la gente. Nelle sue poesie c'era la pace, c'era la fratellanza. Chiedeva agli israeliani: dovete considerarci un essere umano, non potete ogni volta parlare della storia vostra del passato, parliamo del presente e quello che succede. Voi parlate la vostra versione, noi parliamo della nostra versione e poi si decide e si va alla realtà. Perciò lui anche era in conflitto con alcuni poeti israeliani. Per 26 anni lui ha vissuto fuori, perché non poteva rientrare neanche in Palestina, ha vissuto anche la tragedia di Sabra Shatila, ha dovuto andare dalla Tunisia al Cairo, a Parigi, a tutti. Si sentiva la mortificazione a Parigi perché lui non era cittadino di nessuna terra, aveva lasciato stare israeliano. Quando in Francia chiedeva: ma tu chi sei? Lui aveva lasciato passare, ma qual è la tua nazionalità? Non esiste. Non esiste, non aveva una nazionalità, solo lascia passare. E la gente in Francia, i soldati in Francia non potevano pensare a questo, ma non è possibile. Ve lo dico, sì, è possibile. Quando io scendo giù anche, è la stessa cosa. Ho adesso la carta d'identità palestinese, il permesso israeliano per portare, per poter entrare nella mia terra, e il passaporto giordano. Ne ho tre. E anche il passaporto italiano. Però il passaporto italiano in Italia lo posso usare, in Europa lo posso usare, in Palestina lo posso usare. Perché vale la cittadinanza palestinese contro gli israeliani. Allora ci date la nostra libertà. Ma non esiste. È entrato in conflitto con degli scrittori israeliani. Perché è entrato in conflitto? Con alcuni scrittori, lui, nelle loro poesie cercano di spiegare che questa terra, una terra senza popolo, per un popolo senza terra. Allora c'è un conflitto. Leggete le mie poesie, conoscete la mia tragedia e la tragedia dei miei antenati, così vedete che noi eravamo in questa terra. E con altri entrava con amore e odio, però più con amore, perché quando uno parla di bellezza non sente l'odio. Allora con questi poeti incantavano e parlavano di questa terra, la bellezza della Palestina, il fiorire della primavera,
ma nelle stesse parti. Israele si parla di fiorire e lui parlava delle rovine dei suoi villaggi, della bellezza di queste rovine. E quando nel 1900, alla fine del 1996, il ministro della cultura israeliana voleva creare una società interculturale e ha deciso di mettere 6-7 poesie di Mahmoud Darwish, perché è il massimo Mahmoud Darwish delle poesie arabe. Che cosa è successo nel Knesset? Nel Knesset israeliano ci fu una rivoluzione. È la fine del nostro Stato, se qualche israeliano potesse leggere le nostre poesie. Così fu detto nel Knesset israeliano. Malgrado tutti quelli che hanno votato contro Mahmoud Darwish, chi sono? Sono degli ebrei di origine arabe, perché capiscono bene il senso delle parole. Non c'è bisogno di tradurre in ebraico per poterlo capire. Lui nelle sue poesie dice: ma io non vi odio, perché il mio primo insegnante di lingua ebraica è un ebreo, il primo mio amore era una donna ebrea, e il primo giudice che mi ha condannato in carcere è una donna ebrea. Ma come posso odiarvi? Voi mi dovete capire la tragedia del nostro popolo. La prima parte della sua vita, e parlava soltanto, diciamo, di diaspora, lui voleva cambiare, voleva parlare d'amore. Ma la tragedia aumentava giorno in giorno. Non è che cambiava la tragedia del popolo palestinese, anzi, da una tragedia all'altra è la sofferenza. Alla fine, e non voglio prolungare perché so che il tempo stringe, lui morì senza pubblicare, per esempio, alcune delle poesie, perché lui voleva cambiare, voleva parlare dell'amore, dei giovani. Lui è vero, ha parlato, ha preso in considerazione quello che è successo. Ha parlato di Cristofor Colombo nelle sue poesie. Dicono che questa è la tragedia americana degli indios e la somigliava anche alla tragedia dei palestinesi. La faceva diventare attuale la situazione americana, ma non soltanto quella, parlava di tante altre cose. Quando soffò l'assedio di Ramallah e la distruzione, c'era un giorno di gennaio che era molto forte, la assomigliata proprio a Hiroshima, quella che è successo in Giappone. Però nell'ultima poesia, quella che non è riuscita lui a pubblicare, fu raccolta dai suoi amici nella sua casa di ad Amman, disse, il titolo di questa raccolta, diciamo, poesie senza fine, perché lui voleva dare lo spazio ai giovani di pensare loro al loro futuro. Loro, diciamo, il periodo di Mahmoud Darwish e i poeti all'età di Mahmoud Darwish hanno pensato alle tragedie greche, hanno pensato di migliorare le poesie guardando il passato. Lui ha detto: io non vi do un consiglio, vi suggerisco di guardare avanti, perché avete voi la vita e la speranza, e cercate di scrivere la poesia perché voi le sentite. Che cosa ha detto negli ultimi due righe Mahmoud Darwish? Dice che io non posso darvi nessun consiglio in amore, ma la vostra esperienza. E non vi posso dare nessun consiglio nelle poesie, ma il vostro talento. E la pace sia con voi. Così è rimasto alla fine della sua poesia. Però vorrei leggervi che è una poesia, ancora non è pubblicata, l'ho tradotto veloce oggi, ve lo dico in italiano e in arabo, per farvi capire come lui non credeva nel processo di pace. Perché lui diceva: il processo di pace deve parlare con delle persone allo stesso livello. Qui i palestinesi non sono mai presi in considerazione. Non si arriva mai a una soluzione e alla creazione dello Stato palestinese. E poi la storia ha confermato questo. Vediamo che è ancora niente. Un minuto, non prendo di più. L'ho letto in imbrata in costuraria, o in armeni. O mascatura su pecana faranza. Fa ma da tacuno ha vogliato che li au. Tavanfo la figlia. Ma che sia ti? Faranzia. O ha poppi faranzia o ila akhiri. O in canat l'uomo faranzia. O misria. O ha giudato che min halab. O ma cano l'uilada ti fi yathriben. O amma abuka fa min gazza. Fa ma da tacuno ha vogliato che li au. Tavan rubaia. Mitla alwan raiatona. Al-Arabia, Sauda, Khabra, Hamra, Balda. Ma la gente si è detta che ha fatto il muhtare,
وأما جواز السفر فما زال مثل فلسطين مسألة كان فيها نظر وما زال فيها نظر وإلى آخره. La poesia dice: se fosse nato, se tu fossi nato da una madre australiana o ben armeni, e tuo padre armeno, e il tuo luogo di nascita fosse stato la Francia, quale sarebbe la tua identità oggi? Certamente tripla. E la nazionalità sarebbe francese, e i miei diritti sono francesi e così via. E se la madre fosse egiziana, e tua nonna di Aleppo, e il luogo di nascita tua è di Agreb, oppure tuo padre di Gaza, quale sarebbe stata la tua identità oggi? Certamente quadrupla come il colore della nostra bandiera araba, nera, verde, rossa e bianca. Ma la mia nazionalità lievita in un laboratorio, mentre il passaporto continua ad essere risolto come la Palestina, una questione irrisolta, continua ad essere irrisolta e così via. Vi ringrazio. Grazie, scusa, è emozionante veramente. Torniamo alla musica con Muawiya. Thank you.
Sicilia è Hakam con Murali Lungo. Questa è la parte finale di Algidaria, Murale, che appunto abbiamo letto solo la parte, hanno letto la parte iniziale, dice: ومثلما سار المسيح على البحيرة سرت في رؤياي لكني نزلت عن الصليب لأنني أخشى العلوم ولا أبشر بالقيامة لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا للملحميين النصور ولي أنا طوق الحمامة نجمة مهجورة فوق السطوح وشارع يفضي إلى الميناء. Come il Cristo sulle acque ho camminato nella mia visione, ma sono sceso dalla croce perché temo l'altezza e non annuncio la resurrezione. Ho cambiato soltanto ritmo per sentire più chiara la voce del cuore. Agli epici le aquile, a me il collare della colomba, una stella abbandonata sui tetti, una via che conduce al porto. هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي ومحطة الباص القديمة لي ولي شبحي وصاحبه وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي والباب والحراس والأجراس لي لحذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي ما كان لي وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي. Questo mare è mio, mia quest'aria umida, mia questa banchina e ciò che dei miei passi e del mio liquido seminale v'è sopra. Mia la vecchia fermata degli autobus, mio il fantasma e a chi appartiene. Miei il vaso di rame, il versetto del trono, la chiave, miei la porta, il guardiano e le campane. Mio il ferro del cavallo volato via dalle mura. È mio ciò che era mio. Mio il ritaglio del foglio strappato al Vangelo. Mio il sale delle lacrime sul muro della casa. Wasmi. إن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان ميم المغامر المعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى واو الوداع الوردة الوسطى ولاء للولادة أينما وجدت ووعد الوالدين دال الدليل الدرب دمعة دارة درست ودوري يدللني ويدميني. E mio il mio nome, anche se ne sbagliassi la pronuncia. Mio il mio nome di cinque lettere orizzontali. La mim del pazzo d'amore, dell'orfano, di chi ha compiuto il passato. La ha del giardino, dell'amata, delle duplici perplessità e delle duplici pene. La mim dell'avventuriero, dell'esiliato forzato e pronto alla morte annunciata, del malato di desiderio. La wow dell'addio, della rosa mediana, della fedeltà alla nascita dovunque avvenga, della promessa dei genitori. La dal, della guida, del cammino, della lacrima di una dimora scomparsa e di un passero che mi delizia e mi ferisce. وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا ولي جسد المؤقت حاضرا أم غائبا متران من هذا التراب سيكفيان الآن لي متر وخمسة وسبعين سنتيمتر والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهر ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي غدي البعيد وعودة الروح الشريد ميو questo mio nome e degli amici ovunque siano,
e mio il mio corpo provvisorio, presente o assente. 2 metri di questa terra ora basteranno, per me 1,75 metri e il resto per i fiori dai colori caotici che mi verranno piano. E mio ciò che era mio, il mio ieri e ciò che mi apparterrà, il mio domani lontano, il ritorno dell'anima errante. Kanna shay'an lam yakun, wa kanna shay'an lam yakun. جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله يلقي عليهم نظرة ويمر هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل فلست لي أنا لست لي أنا لست لي Come se nulla fosse stato, come se nulla fosse stato, una lieve ferita sul braccio del presente assurdo e la storia si burla delle sue vittime e dei suoi eroi, getta su di loro uno sguardo e passa. Mio questo mare, mia quest'aria umida e mio il mio nome, anche se ne sbagliassi la pronuncia sulla bara. Quanto a me, ormai carico di tutti i motivi per il viaggio, io non sono mio, io non sono mio, non sono mio. Adesso, per essere vicini tutti in questa specie di cerimonia, perché io la sento come una cerimonia, c'è uno spazio aperto. Se qualcuno dal pubblico vuole leggere qualcosa di Darwish, questi microfoni sono per lui. Avanti. Ah, sì. Ah, lì ci sono due fanciulli, poi ci sono due signore. Buonasera a tutti, sono Ihab, lei Maria Teresa, leggiamo la poesia intitolata Una lezione di Kama Sutra. Ti leggo la di casi sharab il murassa'i billazi wardi intadirha. على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملأ المكان انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها Con la coppa incastonata d'azzurro, aspettala. Vicino alla fontana della sera e ai fiori di colonia, aspettala. Con la pazienza del cavallo preparato per i pendii ripidi, aspettala. Con il buon gusto del principe raffinato e bello, aspettala. Con 7 cuscini pieni di nuvole leggere, aspettala. Con il fuoco dell'incenso femminile dappertutto, aspettala. Con il profumo maschile di sandalo sui dorsi dei cavalli, aspettala. E non spazientirti, se arriva in ritardo, aspettala. Se arriva in anticipo, aspettala. E non spaventare gli uccelli sulle sue tracce,
e aspettala che si sieda rilassata come un giardino in fiore, e aspettala che respiri un'aria estranea al suo cuore, e aspettala. لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وقدم لها الماء وقدم الماء لها قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غدا لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها. Fino a che non sollevi il suo vestito scoprendo le gambe, nuvola dopo nuvola, e aspettala, e portala su un balcone per vedere una luna annegata nel latte, e aspettala, e offrile l'acqua prima del vino, e non guardare il paio di pernici che le dormono sul petto, e aspettala, e accarezza lentamente la sua mano, quando poggia la coppa sul marmo, come se sollevassi la rugiada per lei, e aspettala, e parlale come il flauto alla coda spaventata del violino, come due testimoni di ciò che il domani vi prepara, e aspettala, e levica la sua notte anello dopo anello, e aspettala, fino a che la notte non ti dica, al mondo siete rimasti soltanto voi due, allora portala dolcemente alla tua morte desiderata, e aspettala. C'era qualcuno? Sì, anche se questa poesia che ho preparato è già stata recitata dalla signora, comunque la leggerò lo stesso. Serge, questa poesia è intitolata Bitaqa Tahouya, la carta d'identità. La leggo in arabo, poi in italiano. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شروق الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب سجل أنا عربي ولون الشعر فحمي ولون العين بني وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها وعنواني أنا من قرية عزلاء منسية
شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر فهل تغضب؟ سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأسة الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكني إذا ما جهت آكل لحم منتصبي حذار حذار من جوعي ومن غضبي Scrivi, sono un arabo, la mia carta porta il numero 50.000, ho 8 bambini, il nono nascerà dopo l'estate, ti dispiace forse? Scrivi, sono un arabo, impiegato con i compagni della miseria in una cava, ho 8 bambini, per i quali dalla roccia ricavo il pane. I vestiti e del quaderno. Non chiedo la carità alle vostre porte. Ma mi umilio davanti alle piastrelle dei gradini. Ti dispiace forse? Scrivi, sono un arabo, un nome senza titolo, e resto paziente in una terra dove tutto vivi con impulso di furia. Le mie radici si sono ancorate qua. Le mie radici sono ancorate qua, prima del nascere del tempo, prima dell'apertura delle ere, anteriormente ai cipressi, agli uliveti. E dal crescere dell'erba. Mio padre viene dalla stirpe dell'arabo, non è un figlio di signori privilegiati. Mio nonno pure era un contadino, né ben cresciuto né ben nato. Mi insegnavano l'orgoglio del sole prima di insegnarmi la lettura dei libri. La mia casa è la guardiola di un custode, fatta di rami e di canna. Sei soddisfatto della mia posizione? Ho un nome senza titolo. Scrivi, sono un arabo, dai capelli color carbone e dagli occhi bruni. La mia descrizione? Un ilqal sulla cuffia copre il mio capo e il palmo della mia mano, duro come la roccia, graffia chi lo oserebbe toccare. Il mio indirizzo è un villaggio disarmato, dimenticato, dalle vie senza nomi. Scrivi, sono un arabo. Avete rubato la vigna dei miei nonni e la terra che coltivavo insieme ai miei figli, senza lasciare a noi nulla, né ai nostri nipoti, se non queste rocce. È forse vero che il vostro Stato prenderà anche queste, come si mormorava? Allora, scrivilo in cima alla prima pagina. Non odio la gente, né aggredisco alcuno. Ma se divento affamato, la carne dell'usurpatore sarà il mio cibo. Attenzione, guardatevi dalla mia collera e dalla mia fame. Visto che non, insomma, le altre sono molto più... Vabbè, pensa, il titolo è Pensa agli altri. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri, non dimenticare il cibo delle colombe,
Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri, non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri, non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di, magari fossi una candela in mezzo al buio. Grazie. Interventi aperti al pubblico, quello che è, qualsiasi cosa, ecco, vi prego magari di lasciare la questione, le questioni politiche un po' fuori. Questo, stasera si parla di Mahmoud Darwish, di poesia, ecco, cerchiamo magari di parlare di questo. Oh, scusate se mi permetto di ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa serata, che comunque è significativa perché appunto avviene in altre città d'Italia allo stesso momento. Ringraziare Cecilia, Mahmoud, Vittorio, Susan e tutti i partecipanti. Devo fare un ringraziamento speciale per Nauras, che ha letto le poesie insieme a Cecilia. Tra qualche ora prendo l'aereo, parti, però ha voluto fare questa serata, anche se si fa tardi, dovrà alzarsi presto domani mattina, quindi ringrazio tutti i partecipanti. Thank you.